avrei mai creduto, dopo le troppe bugie che la Chiesa di un tempo ci ha raccontato al catechismo, quindi nell'infanzia, che un giorno, da assai poco credente, avrei esultato per la vera religiosità che sta trionfando dappertutto. Mai avrei immaginato che il 4 ottobre, festa di San Francesco, un mio caro amico, padre Enzo Fortunato, che ho incontrato anche a Berlino 2 settimane fa, al meeting annuale promosso dalla comunità di Sant'Egidio, sarebbe entrato e si sarebbe seduto tra gli ospiti della vita in diretta su Rai 1 del pomeriggio, dove di solito si parla di tragedie o di gossip. Padre Fortunato ha parlato della forza della religione e ha rivolto al Papa gli auguri di buon onomastico. Tutto sta davvero cambiando e, come dice Papa Bergoglio, la Chiesa non è un imperatore inavvicinabile che nessuno può immaginare di sentirlo vicino. In alcune recenti interviste Francesco, che mi onora della sua amicizia, è andato oltre, ha difeso l'omosessualità, che può essere un peccato ma non un crimine, ha accolto la possibilità delle donne sacerdote, simbolo della Chiesa che cambia, accettando le critiche dei più conservatori, perché nessuno è perfetto, compreso chi vi parla, e difendendo la nostra terra sempre più fragile per colpa nostra, non dei poveri, ma dei pochi ricchi che possiedono il 50% delle risorse mondiali accaparrate per egoismo. Grande pontefice, che va a rendere omaggio al compianto ex presidente della Repubblica Napolitano senza fare il segno della croce, rispettando la laicità o persino l'ateismo dell'ex capo dello Stato, gesto che ha fatto insorgere i tradizionalisti che non hanno mai amato Bergoglio, eppure il Papa, incurante delle critiche, va avanti con indomito coraggio per proteggere tutti, a cominciare dai più indifesi. Cambia davvero il mondo. Francesco è la bandiera più audace e autorevole di una religiosità aperta a tutti nell'intero globo terrestre. A proposito, mai in vita mia avrei pensato di elogiare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ahimè conosco da tempo e che credo non piaccia anche alla stragrande maggioranza del suo popolo. Eppure anche Bibi, lo chiamiamo così da sempre, si è davvero rigenerato, facendo intervenire la polizia, pronta a tutto, anche violentemente, per opporsi ai manifestanti ebrei ortodossi, i quali vergognosamente sputavano e lanciavano uova e pietre contro la processione dei cristiani cattolici che camminavano verso il Golgota con la croce, ricordando il sacrificio di Gesù Cristo. Bibi, a quanto ci raccontano, era furibondo. Mai e poi mai tollererò episodi del genere. La libertà religiosa è un dono che è stato donato a tutti, proprio a tutti, credenti e non credenti. Bravo Netanyahu, il gesto è davvero onorevole per Israele. Antonio Ferrari per il Corriere TV.